patatona, sì, lo so che sì, è un amore dorato, sì, patata. Ma cosa mi vuoi fare? Ma cosa mi vuoi fare? Aiuto! Ti sgozzo. Aiuto! Amore, lo so, sì. Sì, lo so. Che mi vuoi tanto bene, lo so. E io te ne voglio tanto a te. Ciao amici del canale Tony Spype e benvenuti in questo video dove parliamo di Akita. Sigla. Ed eccoci qui, amici. Allora, questo è un video che voglio fare già da qualche mese e che adesso ho realizzato in vista delle ferie estive, dove io faccio quasi sempre un video in cui vi esorto, vi supplico di non abbandonare i vostri amici a quattro zampe. Perché, come potete vedere, sono capaci di un amore infinito, un amore gratuito. E quello che avete visto prima è stato frutto di un premietto dato. Ho detto, Gai, Dora, amore, vieni da papà. E lei mi ha torturato, mi ha dovuto lavarmi la faccia perché mi ha leccato dappertutto. E quindi tradire degli esseri così speciali e da vili e infami, quindi non siete miei amici se fate una cosa del genere, anzi, pregate che non vi becchi mentre lo fate. Però oggi voglio parlarvi degli Akita. Mi adora, è un Akita americano, però ha dei tratti in comune con l'Akita giapponese. L'Akita americano viene chiamato anche grande cane giapponese. Adesso non vi dico la storia della razza, di come si è evoluto in Akita americano, guardate, perché sulla rete trovate un sacco di video molto professionali, molto ben fatti, vi parlo proprio della morfologia, come è cambiato, cosa è successo. Praticamente durante la seconda guerra mondiale in Giappone furono decimati gli Akita, vabbè, non lo diciamo perché. E furono incrociati coi pastori tedeschi per, diciamo così, mantenere viva la razza. Proprio per questo, perché i pastori tedeschi non potevano essere, vabbè, non lo diciamo. E quindi fu grazie a questo incrocio che si mantenne, diciamo così, la razza. Però vi dico, ci sono dei video in cui ne parlano in maniera veramente molto più specifica. Detto questo, sono cani molto particolari. Hanno fatto il film con Richard Gere, a Chico, che è una storia vera di un cane che ha aspettato il suo padrone per 10 anni e più alla stazione. C'è anche una sua statua che lo raffigura. E sono cani che amano alla follia il loro padrone. Ma prima di parlarvi dei pregi, vi voglio parlare dei difetti. Perché è giusto che voi, prima di adottare una Akita, sappiate i difetti, perché purtroppo io faccio parte del gruppo Akita Rescue Italia. Io quest'anno, per dirvi, il mio 5 per 1000 l'ho dato a loro. Non li avrò fatti ricchi, ma ho dato il mio piccolo contributo. Perché purtroppo vengono adottati con estrema leggerezza gli Akita, vedendo il film e quindi pensando che sia il cane migliore del mondo, in realtà ha tantissimi aspetti positivi, ma anche alcuni lati negativi. I lati negativi è un carattere estremamente duro, estremamente forte, che va assolutamente dominato. Dominato non significa usare maniere forti, ma semplicemente imporsi come leader. Quindi, la cosa importante quando avete una Akita, sappiate che, ve lo dico per esperienza personale, io ho avuto primo cane, 18 anni, cioè avete un po' mio, che ho cresciuto, educato, era un pitbull femmina. E come prima esperienza era un po'. Però avevo un mio papà, che
che mi dava comunque una mano, che lui comunque aveva avuto tantissimi cani, taglia grosso e importante, non barboncini. Ha avuto anche un barboncino, ma quello è un altro discorso. E era un carattere, anche quello bello forte, ma vi posso garantire che l'Akita forse è ancora più forte. Perché, essendo cani estremamente intelligenti, sono cani che quindi hanno di un grande raziocinio. Gli viene dato da pensare che se il loro padrone non è all'altezza secondo loro, devono prendere loro il comando, ok? Quindi sono cani, parlo, io ho avuto una femmina e vi posso dire che ho avuto il pitbull come dicevo prima, ho avuto Gaia che era un incrocio con un pastore tedesco, un cane da caccia, comunque era forse la più tranquilla che ho avuto, tra virgolette, perché poverino, la sgridavi, aiuto, così tranquillo. Faceva magari che adesso una birichinata e dicevi, cosa hai fatto lei? Subito così, sai, no? Capiva subito. Questa qua gli dice, cosa hai fatto? Fa. E poi quando ti avvicini fa, ti sorride e scomincia a correre a scappare. Tipo, insomma, ti cerca di sfidare, ecco. Sono cani che ti sfidano costantemente, quindi tu devi essere veramente. Vi posso garantire che per stabilire un rapporto, diciamo così, di estrema fermezza con questo cane, con Condora, e ho dovuto lavorarci parecchio. Ok, quindi ho dovuto fargli capire che la mia leadership era giusta, che doveva seguire la mia leadership. E adesso è così, perché adesso comunque è un cane estremamente equilibrato, estremamente ben socializzato, anzi fin troppo perché lei patisce andare a spasso perché vorrebbe fare le coccole a tutti gli altri cani. Il problema è che tutti gli altri cani, essendo lei quasi 40 kg, hanno paura, anche i padroni hanno paura, e quindi lei a volte quando non si riesce a socializzare con un altro cane, lei si comincia a piangere. Magari sa che passeggiamo. Lei è un cane estremamente dolce, buonissimo, non è un carattere aggressivo, però ha un carattere forte. Quindi ha bisogno di un padrone che prenda le redini bene in mano della situazione. E per quello che vi dico che lasciate assolutamente perdere una Akita se è la vostro primo cane, assolutamente, perché vi posso garantire che gestirli è estremamente difficile. Perché ovviamente ci saranno cani ancora più difficili. Io parto dal presupposto che non sono mai stato un educatore, cioè io da chi ho sempre preso spunto è stato mio papà, perché mio papà comunque leggendo un sacco di libri sulla cinofila mi ha spiegato un sacco di cose, i suoi cani, io non riesco ad arrivare a quei livelli lì, però i suoi pastori tedeschi che aveva quando ero bambino io mangiavano a comando, facevano tutto a comando, sembrano dei robottini sti cani. Non mi, cioè, neanche a me, non è che mi. Non voglio, voglio che il cane viva tranquillamente e liberamente. Quando voglia di mangiare, mangi. Quando voglia di mangiare, non mangi. E di fare quello che vuole. Però mi ha insegnato come, diciamo così, tenere a bada un cane dal carattere molto forte. Quindi, questo assolutamente è un carattere molto forte. Ed è una femmina. Potete immaginare come possa essere un maschio. I maschi. Infatti anche il mio veterinario dice dove vado io che lui era sempre lui, anche se lui amante dei cani, perché ovviamente non farebbe quel mestiere lì, ha un sacco di cani anche lui, e dice io cani di grande mole, ok, quindi cani da guardia, cani di un certo tipo, li voglio femmina, perché dice sono più ben gestibili, non si fa troppa fatica a, diciamo così, a farli rigare dritto, e quindi dice, e io uguale, io ho sempre avuto cani femmina. E niente, quindi sono cani difficili. Infatti, proprio per questo, in alcuni post della Akita Rescue Onlus che trovate su Facebook, troverete che a volte alcuni dicono quel maledetto film perché in effetti quel film a Chico fa solo vedere la parte migliore del cane. Che è una parte migliore, veramente un cane stratosferico. Tanto che vi dico, adesso ne parleremo ancora, ma vi posso garantire che per quanto mi riguarda, io vorrei solo più Akita. Semplicemente per quello, perché sono cani che hanno anche tantissimi pregi, ma ci arriviamo. Quindi, un cane che non dovete prendere alla leggera, no prime esperienze, assolutamente no. Leggendo anche lì su un gruppo. Dicevano, ah no, si può prendere una Akita come esperienza, perché poi sapendo gestire quello sai gestirli tutti, e grazie al cacchio, perché se io prendo la patente, prendo la macchina, la Ferrari, sì, se mi va bene, so gestirla, poi so guidare tutte,
Ma se vado dritto contro un palo e mi ammazzo, anche no, cioè capite? Sono un po' quegli estremismi. Cominciate da un cane docile, ok? Da un cane tranquillo. Poi magari come seconda esperienza potete provare una chita, però bisogna andarci molto con i piedi di piombo, perché poi si riempiono i canili. Il problema è quello che poi la gente li prende, non li sa gestire, il cane prende il sopravvento, perché il cane tende a prendertelo sopravvento, e quindi devi essere molto fermo, ok? Qualunque sgarro glielo devi far capire, ok, che sta sbagliando e che non significa punizioni corporali, ma semplicemente sgridarlo in maniera consistente e farglielo capire. Piccolo aneddoto al volo, qualche tempo fa io voglio che dorma in casa per una serie di fattori, perché sono più tranquillo, di notte non ho paura che qualcuno gli possa fare del male, magari gettargli qualche un'esca, qualcosa, quindi voglio che di notte dorma in casa, spesso e volentieri dorme anche in camera mia. Ed è bravissimo perché non viene sul letto quando ci sono io, al massimo ci salta sopra quando entriamo in camera. Magari sta un attimo, infatti io ho una specie di copertura sul letto adatta a lei, perché quando io sto al computer lei sta lì sul letto a aspettare, poi quando vengo a letto lei scende e si mette lì nei paraggi. Però qualche tempo fa, quindi neanche tanto tempo fa, un paio di mesi fa, si era fissata che lei non voleva più entrare la sera. Voleva star fuori a scorrazzare perché sentiva altri cani abbaiare e quant'altro. Io sono stato più serio lì con le buone da dargli il biscottino, dai, vieni per piacere, dai, vieni tesoro, qui e là. Niente, stavo anche 40 minuti fuori. Una sera non ci ho più visto, gli ho tirato un porco dietro, gli ho detto cazzo vieni, porco Giuda, mi sono incazzato come una iena. Da quel momento lì, gli è partito, è entrato in casa con un siluro. Da quel momento lì, quando gli dico vai in casa, entra in casa subito. Quindi, come vedete, sì, non tante coccole, nel senso, sì, coccole, ma non viziarli troppo, sti cani, perché ve la fanno pagare, lo dico già, vi cominceranno a far tribulare, a sfidarvi, a prendervi in giro, così come fa anche tanto la mia, e quindi, niente, non cose pesanti, però, insomma, sono cani che hanno un bel temperamento. Un altro difetto di cui vogliamo parlare è il pelo, nel senso, sì, bellissimi, siamo dei peluche, sono cani meravigliosi, hanno sta coda che è meravigliosa, cioè io sta coda poi c'è la bella grossa, bella, è stupendo da vedere, no? Infatti quando uno, sono cani che, sono cani un po' da complimenti, per non dire rimorchio. Vabbè, quindi sono cani che quando andate a spasso i complimenti ve li fanno. Ah, ma che bello, ah, ma che bella, quello sicuramente. Quello fa molto piacere, ma non tutti sanno che quando la chita ha la muta, ragazzi, dura anche 2 mesi la muta, mi pare da 7 a 12 o 13 settimane. E ogni giorno dovete pulire casa, dovete fare le pulizie di primavera ogni giorno, perché vi troverete, se per un giorno non lo fate, il giorno dopo vi troverete veramente i cumuli di pelo in giro per casa, che è una cosa veramente odiosa. Quindi fate come me, io ho comprato una di quelle scope, diciamo così, elettriche molto potenti, quindi fate anche voi questo acquisto qua se prendete una chita, perché il momento della muta non ce n'è più, non ce n'è più per nessuno, perde un sacco di pelo e quindi io a volte nei momenti clou, quando sta per finire, io ne raccoglievo quasi, avete presente le ceste rosse da vigna, quasi piena, tutti i giorni la riempivo. Avete presenti quei cosi della carta tipo il ginetto? In una stagione la riempi. Ma tranquillamente anche schiacciandolo bene. Quindi sappiate anche questo, cioè io odio quelle persone che prendono i cani, oh ma che carino, lo voglio, ho visto il film, è troppo bello, eh. Poi quando vedono che sono cani che prendono sopravvento e comunque tendono a dominare il padrone, quando vedono maree di pelo per casa, li lasciano i canili. E questa è una cosa che non va fatta, per quello che prima vi ho elencato i primi difetti e adesso vi elencherò i pregi, ok? Perché sono cani, mia madre dice, questo non è un cane, questa è una persona. Perché tu gli dici una cosa e lei capisce.
Mia madre gli dice: vai da papà che ti dà il bombo. E lei va da papà che da me, se io gli do il bombo. Oppure vai da papà che gli dà un filo di pasta. E lei viene. Cioè, tu gli dici, ma veramente? Tu gli dici qualunque cosa, lei capisce al volo. Un'altra cosa, un altro grande pro. È come avere una guardia giurata canina in casa. Perché vi controlla qualunque movimento, qualunque spostamento, qualunque cosa, è sempre lì che monitora. È una telecamera umana, anzi canina. Veramente sempre su attenti. Io mi ricordo, a 4 mesi giocavamo, sentivo un minimo rumore, andavo subito a vedere. Cioè la gente passava da questa discesa che c'è qua, magari passava dall'altra parte, quindi lei non li poteva vedere. E lei, se man mano che sentiva, passò, faceva la discesa insieme a loro, dalla parte della recinzione. E quando poi arrivava al cancello, si metteva lì a guardare finché non erano andati via. A 4 mesi. A 4 mesi. Sono cani per la quale bisogna anche stare un po' attenti. Perché quando io vado a spasso per il paese con la mia Dora, tanti gli fanno i complimenti, tanti la coccolano, perché comunque lei è un cane tranquillo, quindi quando in giro si fa coccolare. C'è un signore del nostro paese, una persona bravissima, che da poco ha perso il suo cane. È venuto un giorno, probabilmente non nessuno era in casa, e si è avvicinato al cancello per fargli le coccole. Il cane non ha gradito che si toccasse il cancello anche solo così. E cosa è successo? Che l'ha messo nella blacklist. Quindi quel momento gli ha solo ringhiato e non gli ha fatto niente. Qualche giorno dopo questa persona qua viene e mi ha detto: ma sai che il tuo cane mi ha ringhiato? Io avevo 8-9 mesi il cane. Ho detto: ma speriamo, non voglio che diventi, insomma, un cane mordace. Ho detto: vabbè. Entra un attimo, io la tengo col guinzaglio. Quando ho visto che si avvicinava, lei ha detto: no, Carlo, no. Lui ha allungato la mano per accarezzarla, forse non ha sentito il ringhio di fondo, partita, eh. Io l'ho tenuta, ho detto no, non si fa così, però li mette nella blacklist. Se vede qualcosa di sospetto, qualcosa che non gli piace, sono cani che fanno una guardia assurda. E lì è un po' impaurito, ho sentito un educatore cinofilo, tramite conoscenze, un educatore cinofilo che si occupa anche del cane della Polizia di Stato, e lui mi ha detto: il tuo cane ha fatto esattamente quello che doveva fare. Dice: colui si è avvicinato quando voi non c'eravate al cancello, ha toccato il cancello, il cane l'ha messo nella blacklist. E adesso dice: meglio che non si avvicini mai più. E infatti ho detto: mi dispiace, perché lei quando magari la trovava in giro gli faceva le coccole e tutto, ma casa sua è casa sua, non gliela tocchi. Soprattutto quando non c'è il padrone. Cani che fanno una guardia assurda, ok? Quindi potete stare tranquillissimi, potete dormire sonni sereni che se entra qualcuno ve lo mangia. Se entra qualcuno lo spolpa. Perché poi, tra l'altro, gli Akita hanno, diciamo così, un morso che è veramente molto potente. Da qualche parte ho letto addirittura più potente del Pitbull. Perché si vede, hanno questa testa triangolare qua, sono tutti muscoli. Sono tutti muscoli della bocca, ok? E quindi sono cani che anche solo lei per giocare, a volte quando mi prende qua per giocare, mi lascia i lividi. Io a volte, adesso stranamente no, ma io a volte ho le braccia piene di lividi quando lei gioca, perché anche lei solo toccarti così con la bocca ti fa male, eh. Cioè, quindi un cane che fa un'estrema guardia, un cane che si affeziona al padrone in una maniera spasmodica. Tutti i cani amano il padrone, ma per loro il padrone è un dio. Per loro il proteggere il padrone è tutto. Far la guardia per il padrone è tutto. Un amore infinito. Una cosa veramente che non pensavo. Io ho avuto tanti cani. Devo dire che sono tutti stati amorevoli con me. Ma lei proprio mi segue ovunque. Io faccio la doccia, ce l'ho lì che mi guarda. È un po' anche un po' imbarazzante fare la doccia col cane. Non, dove siete voi? C'è anche lei. Quando siete in casa o quando vi appate in giro,
Dove c'è lei ci siete anche voi. A meno che non esca fuori a fare i suoi bisogni, però quando siamo insieme, quando siamo in casa, lei è sempre attaccata a me. Adesso è andata forse a farsi un giretto, ma altrimenti dove ci sono io c'è anche lei. Ho fatto l'altro giorno il video sul computer mentre facevo il video delle fotografie analogiche e ho sentito che faceva baccano perché era lì vicino a me mentre io stavo registrando il video sul computer. È veramente una cosa assurda. Veramente estremamente estremamente amorevoli come cani. In definitiva, prendete un Akita, che sia giapponese, che sia americano, quello che volete. Se li acquistate, sono cani di un certo valore. Ecco, si parte dai 1.500 a salire, ok? 1.000, 1.500, poi dipende. Ma se voi non voleste fare questa spesa, c'è un'alternativa decisamente più nobile, ovvero quello di adottarne uno. Come vi ho già detto, c'è la Akita Rescue Onlus, che è praticamente un'associazione che posta quotidianamente foto di cani, di Akita in canile, anche in zone, vari, si propongono anche per vari spostamenti, quant'altro, e che quindi, tra virgolette, tramite questo sito potete, su Facebook mi pare, ma anche c'erano anche il loro sito, tra quale poi si può anche, come ho fatto io, devolvere il 5 per 1000 e capire se ci sono qualche cane nella zona, andarli a vedere e casomai adottarne uno, ok? Si fa, diciamo così, giusto far presente che per qualunque cane bisogna pensarci bene, perché poi non sono giocattoli che li parcheggiate a destra e a sinistra o peggio nei canili. Quando vi stufate li parcheggiate da qualche parte o li abbandonate peggio ancora. Ma la Akita, secondo me, ha bisogno di qualche elemento valutativo in più che vi ho citato all'interno di questo video. Quindi, se non siete una prima esperienza a livello di cani, se comunque pensate di riuscire a dominare un carattere abbastanza forte come quello della Akita, poi per carità, io penso che la mia sia un esemplare nella media, non credo che sia particolarmente una ribelle. Sono cani che hanno un'intelligenza, sono veramente molto molto particolari. Su internet si possono leggere un sacco di aneddoti, c'è gente che dice che quando lo porto a spasso e non vado nella direzione che lui vuole, fa finta di diventare zoppo, o peggio ancora si accascia per terra e si ferma. Dice, un giorno ho letto di uno che dice che una Akita giapponese, dice, stava attraversando la strada, stava andando nella direzione che lui non piaceva, si è sdraiato per terra sulle strisce pedonali, e in quel momento cacacchio fa, lo prendo in braccio attraversi, no? E quindi sono cani dal temperamento un po' particolare, quindi hanno bisogno ancora di uno step valutativo successivo. Per il resto sono anche cani che abbaiano praticamente mai. Quindi sono cani che abbaiano solo quando vedono qualcosa di particolare. Quindi non danno fastidio, credo anche comunque in case, appartamenti e così via. Anche se preferibilmente essendo un cane di taglia grande è sempre meglio avere un giardino, assolutamente. Oppure comunque uscite molto frequenti, ecco. È un cane che patisce molto l'assenza del padrone. Per esempio, io ho fatto lo scrutatore al seggio, le ultime elezioni europee, e venivo a casa ogni 8, 9, 10 ore. E quando mi vedeva, non riuscivo più a staccarmela di dosso. Era una cosa peggio di ancora di prima. Proprio per quanto stavo a casa, no, normalmente ce l'ho sempre attaccata, sempre addosso. Proprio un amore quasi morboso per il suo padrone. Detto questo, quindi vi invito ancora a dare un'occhiata alla Akita Rescue Onlus e se volete adottarne uno, pensateci bene, perché non so, anche le rose più belle hanno le spine, ecco. Per quanto siano spine piccole, comunque bisogna saperci fare un po', sono cani veramente strepitosi e vi dico, io non voglio più altri cani se non Akita, perché sono veramente speciali. Sono quasi persone, perché comunque quello che dici la capiscono, sono di un'intelligenza, di una furbizia assurda. E detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao amici, alla prossima!